è un ragazzo molto solare, divertente, sempre disponibile verso tutti, molto attaccato al suo lavoro e rimarrà sempre un ricordo molto vivo e presente nei nostri cuori. I colleghi ricordano Massimo Terrezza, agente della polizia stradale di Siniscola, in provincia di Nuoro, travolto e ucciso mentre era in servizio impegnato a prestare soccorso a un automobilista. È avvenuto questa mattina lungo la strada che porta a Nuoro, all'altezza dello svincolo di Posada. La pattuglia di Terrezza era arrivata sul posto su richiesta dell'automobilista in difficoltà. Il poliziotto lo stava aiutando a cambiare una ruota dell'auto quando un furgone lo ha travolto e sbalzato contro il guardrail. Inutili tentativi di rianimarlo e l'intervento dell'elisoccorso, troppo gravi le ferite riportate dal giovane agente. Terrezza, originario di Cassino, lascia la compagna e un figlio di 5 anni. Solidarietà ai colleghi e alla famiglia è stata espressa dal capo della polizia Lamberto Giannini, che si è subito recato al distaccamento di Siniscola. Cordoglio e vicinanza anche dal ministro dell'Interno Luciano Lamorgese e dal presidente della regione Sardegna Christian Solinas. Sarà un'inchiesta a chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità di questa ennesima morte sul lavoro.